Da strumenti di garanzia della sicurezza stradale a bancomat per i comuni. L'anomalia è tutta qui, nell'uso distorto di autovelox, T-Red e Speed Scout, strumenti di prelievo fiscale che gravano con prepotenza sulle tasche dei cittadini senza una reale compensazione a livello di sicurezza stradale da parte dei comuni chiamati a fare cassa. A denunciarlo sono gli amministratori di centrosinistra di Regione, Comuni e Provincia di Pescara che si appellano al prefetto affinché venga ripristinato il buonsenso. Antonio Blasioli, consigliere regionale del PD. Qual è la situazione degli autovelox? Quali sono quelli che maggiormente destano preoccupazione? Maggiormente sono quelli della provincia di Pescara, che sono anche quelli che conosco meglio, cominciare da quello di Bussi, quello di Manoppello, quello di Scafo naturalmente, di Pianella che adesso non c'è più, fino alla nostra città, la città di Pescara, che ha avuto quella triste vicenda dell'autovelox di Via di Sotto a 30 km orari, 20.000 multe e non so quanti introiti per il comune di Pescara. Noi oggi vogliamo, con l'aiuto di Carlo Spaziani, che è un esperto nazionale, vogliamo dire che non siamo contro gli autovelox, quando gli autovelox servono veramente per la sicurezza stradale. Viceversa, quando non c'è attenzione alla sicurezza stradale, ma viene fatto soltanto per incentivare il patrimonio dei comuni, qualche interrogativo ce lo poniamo. L'automobilista come può difendersi da questa anomalia? L'automobilista ha due possibilità davanti a sé. O il ricorso al prefetto, che però essendo un organo gerarchicamente diverso da quello della giustizia naturalmente potrebbe raddoppiare la multa, oppure far ricorso al giudice di pace e qui proseguire poi in appello verso il tribunale. Per noi oggi quello di cui ci vogliamo occupare è informare le amministrazioni comunali che spesso questi autovelox vengono apposti in maniera totalmente illegittima. Illegittime sono le procedure che riguardano l'elevazione delle sanzioni e quindi vogliamo affrontarlo più da un punto di vista politico-amministrativo che da un punto di vista dei ricorsi giudiziari. Carlo Spaziani, ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale in pensione ed oggi esperto nazionale di sistemi di autovelox. Quali sono le anomalie che lei ha riscontrato? La principale anomalia è quella dell'omologazione, che spetta al MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, e questo lo ha ricordato una sentenza della Corte Costituzionale. Poi ci sono altri fattori, il posizionamento degli autovelox rispetto alle traverse che ci sono sulle strade, l'occultamento degli stessi apparati nascosti dietro gli alberi, oppure sono a distanza molto dal margine della strada, perché il codice della strada prescrive che la segnaletica non può stare a oltre un metro dal margine della strada. Il cittadino non può guardare in mezzo ai campi se c'è qualche segnale e invece si trova un autovelox completamente invisibile in mezzo alle piantagioni. E poi l'approvazione delle singole apparecchiature che manca e quindi non c'è un censimento degli apparati. Pertanto, qualora il Ministero volesse effettuare un controllo sulle apparecchiature, non è in grado di farlo.